non è facile, anche ex amministratori, persone che rappresentano le associazioni, il mondo della società civile, c'è il segretario provinciale Antonio Simeone, il sindaco di Castoria, Enzo Carfalo, che per l'occasione stesso in genere di questa donna c'era il posto davanti, non lo so, altri sindaci, Pasquale Fiorentini, ci sono dei giovani, ecco, mi scuseranno, gli amici che sto diciamo della Maica dell'Arte, mi scuseranno tutti, però voglio sottolineare la presenza dei giovani. Mi è corso un pensiero in mente sempre in questi giorni mentre leggevo il libro. Se Claudio Martelli oggi avesse 25 anni, quale sarebbe il suo futuro? Quale sarebbe? No, dico, io metto la sua fase 25 anni di pubblica. Cioè, a quell'epoca era facile che una persona che avesse qualità potesse emergere in un partito come il Partito Socialista di Milano, fianco di Craxi o di tantissimi altri grandi uomini di quella storia, emergere. Oggi questi ragazzi, iniziando da Cristian Santo, che prima ci ha iniziato su quelle sue parole, ecco, credo che bisogna interrogarsi principalmente su questo. L'investimento è sullo studio, si fanno sacrifici perché probabilmente si vuole dare qualcosa di meglio ai figli. Allora penso che l'obbligo maggiore di un socialista sia questo, guardare al futuro. Quindi noi abbiamo questi giovani straordinari, c'è qui la figlia di un amico d'infanzia, il capiscopo, che adesso insieme a un'altra amica inizia un'attività, quella di psicologa, non avranno incidito, non è se non l'entusiasmo, noi su questo dobbiamo lavorare, ma questa è una cosa che io sento molto. E perciò mi riallaccio all'epoca, io di provenienza sono socialdemocratico, non socialista, mio padre come il padre di Craxi era il PSD, ero comunista da ragazzo, questo lo dico sempre con orgoglio, però lui mi fece fare una scelta e dissi: o dovrò ammazzare mio padre o ammazzare me, preferì, avendo conosciuto poi Filippo Caria e tanti altri socialdemocratici, assolutamente. E così feci questa scelta. Poi Don Spalme, insomma, Kinnock, La Fontaine, tanti uomini della storia del socialismo italiano, e Martelli. Ho sentito in passo del libro un parallelo tra Craxi e Renzi. Non c'è questo parallelo perché non c'è paragone tra i due. Però no, dico un'intervista, perché quella è davvero un'intervista. La cosa è certa che per noi socialdemocratici, come per i radicali, per i liberali, i repubblicani, l'uomo che metteva insieme tutti non era l'epoca Craxi, ma era Martelli, per profilo, per stile, per tanti motivi, diciamo anche in ordine generazionale, si guardava al futuro. E questo libro è bellissimo, per quanto riguarda la lezione, che è una lezione per quanti di noi sono stati poi distratti da altre cose, hanno perso un po' l'orientamento. Perché se pure dal PSD ho vissuto molto la fase di lotta, ecco, l'onda lunga non è citata nel libro, quello che stupiva dei socialdemocratici da parte dei socialisti, no? Una continua, diciamo, cercare di spaccare quel partito che comunque poi riemergeva con gli incontri socialisti che andavano via dai socialisti. Allora, le due frasi che sono, tutti sanno, nessuno ricorda, io so poche cose, ma le ricordo benissimo, si rilasciano benissimo tutto questo, no? Non sono state dette tutte le verità. Tutte le verità, Martelli mi dice in modo critico, autocritico e seriamente, analiticamente, guardando a tutto quello che c'è intorno, il corollario dell'esperienza che va da, diciamo, dal 68 fino al 93, sono 25 anni straordinari di un uomo che probabilmente ha vissuto e rimarrà nella storia, perché il passaggio da Craxi a Falcone è fondamentale in tutto questo libro. Si parte da Craxi, parte da Papiano da Bene, da quell'evoluzione straordinaria che è stato il riformismo milanese, Toglioni, eccetera, eccetera, poi si arriva a quel periodo buio della nostra Repubblica in cui tante verità sono state dette. O sono state dette da quell'artiglieria di terra che era la magistratura ed è stata regolata da quell'aviazione dall'alto che era l'opinione di Santoro e di tanti altri gruppi editoriali, dei benedetti Repubblica. Ancora oggi non si sa perché venga trattato come dei benedetti, come se fosse nell'SU, tutta la fine l'avvento per i lavoratori dell'SU, questo deve pagare delle tasse, non le paga, ma è possibile che ci sia un protezionismo nei confronti di un uomo che comunque a questa nazione ha regalato più danni che altro, solo per il semplice fatto che lui sia stato artefice in passato di un passaggio storico alla caduta di un solo partito. Quello che doveva probabilmente, caduto il muro di Berlino, unire i socialisti, ecco, tutto è la sinistra. Io lo dico sempre, lo dico in tutte le salse, non mi recluterò mai, mai assolutamente, qualcosa di differente dell'essere un socialista, è l'essenza stessa di un uomo, è uno stile di vita, non è un'ideologia la nostra, non è un'ideologia Marco, è un modo di vedere le cose.
Allora ben venga il Partito Popolare in questa grande famiglia socialista, ma non vengano le frasi come quelle di Cupello, nelle quali lui dice che il socialismo europeo che ha bisogno delle idee del Partito Democratico italiano. Questo è veramente, non lo so, da uno che si candidava all'epoca a diventare segretario del primo partito, era veramente la rivoluzione. Allora, meglio leggere un libro oggi come quello di Martelli, identificarsi con quella storia che noi abbiamo vissuto, che ho vissuto da giovane, come vedevo, per 5-6 anni in più, però ancora oggi, nel leggere quel libro, ho fatto una cosa, un parallelo con me, che lo dico a chiaramente, l'ho guidato Tommaso, spesso ho detto, se noi facciamo una scala da 1 a 1 milione, Martelli sta tra azioni, già abbiamo stato Tommaso così. Io ho cercato in tanti modi di convincere Tommaso che la strada non era di lui. 1000 voti gli danno il consigliere comunale, 1000 idee gli danno un'altra cosa. Eppure non sono stato seguito. A distanza di tanti anni della rilettura di questo libro posso dire con orgoglio di avere ragione. Sono le regole che portano anche la politica, non i numeri. Grazie.